Amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo alla Pinacoteca San Domenico in centro a Fano per partecipare al convegno Terra e Clima, un ciclo di conferenze sul cambiamento climatico organizzate dalla Fondazione Carifano. Andiamo subito allora ad incontrare i nostri ospiti. Ma oggi siamo qui per il primo di questi incontri. Abbiamo un relatore di eccezione, Luca Mercalli, che è qui e lo ringrazio in modo particolare per aver accettato questo nostro invito. Seguiranno altri due incontri, ma l'obiettivo di queste conferenze non è soltanto di parlare di un tema importante, importantissimo, e parlare di massimi sistemi. Vogliamo con queste conferenze capire come si traduce sul nostro territorio e che cosa sta facendo anche la Regione Marche nel nostro territorio di riferimento. La Fondazione è sempre molto sensibile ai temi di attualità in questo momento, con il disastro accaduto nel nostro entroterra ancora di più. Quindi le chiedo qual è lo scopo per cui sono stati organizzati questi convegni divulgativi. Il settore dell'ambiente è un settore in cui la Fondazione è impegnata. L'anno scorso abbiamo aumentato i fondi a disposizione, quest'anno nel bilancio preventivo che abbiamo licenziato questa mattina in Consiglio d'amministrazione sono stati ulteriormente raddoppiati. Il tema ambientale è un tema che ci occupa tutti, è da tempo che pensavamo di organizzare queste conferenze, questo ciclo di conferenze. Purtroppo gli eventi straordinari degli ultimi tempi non ci hanno così ritardato questa iniziativa. Quest'anno iniziamo con questo ciclo di tre conferenze, oggi è la prima, seguirà un'altra conferenza nel mese di novembre e un'altra ancora nel mese di dicembre. Oggi cominciamo con un grande relatore, con Luca Mercalli, che conosciamo tutti, e lo scopo di questa iniziativa non è soltanto quello di parlare di grandi temi e di massimi sistemi. Queste conferenze avranno poi anche un riverbero e un riscontro sulla nostra realtà locale, quindi le relazioni che seguiranno nelle prossime edizioni, nelle prossime conferenze, avranno anche uno spaccato sul nostro territorio. Sono Frediana Benni, un membro del gruppo di progetto delle conferenze sul clima. Su questa iniziativa secondo me c'è un aspetto nuovo, si pone in una maniera diversa, si pone come corpo intermedio, io penso, e per connettere un po' il privato con il pubblico, le istanze dei cittadini, degli individui, con le istituzioni e gli enti che gestiscono la cosa pubblica. Ho il piacere di farvi conoscere anche l'organizzatrice di questo percorso, che è stato appunto studiato per trovare degli strumenti adeguati al fine di fronteggiare comunque tutte le problematiche del caso, come per esempio ridurre le emissioni di CO2. Quindi possiamo avere delle delucidazioni ulteriori? Può darci dei consigli pratici? Allora, come consigli pratici, consiglio di seguire le conferenze, perché ci saranno tanti consigli pratici. E il discorso è che noi appunto faremo questa parte, diciamo fra virgolette, divulgativa, che si parlava proprio dell'importanza della divulgazione con il dottor Mercalli, cioè prima bisogna sapere e poi si può agire, se no non si può fare l'inverso. Quindi l'organizzare queste conferenze è servito appunto per dare questi strumenti di conoscenza, però faremo anche vedere tanti esempi di buone pratiche, di progetti già in atto, di piccoli accorgimenti che ad esempio possono prendere spunto le amministrazioni, prendere spunto i singoli cittadini, o almeno avere la conoscenza adeguata per sapere che cosa chiedere all'amministrazione, agli enti, al governo, a tutto. Quindi è questo bagaglio culturale che è fondamentale per poi cominciare veramente a dare un segnale serio, concreto, perché purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle che cosa significa il cambiamento climatico. Il dottor Mercalli lavora nel campo scientifico come professore universitario sia in Italia che all'estero, è contratto. Presidente a contratto, solo a Milano. È presidente della Società Meteorologica Italiana, che è una società che è presente sul territorio da più di 150 anni e che ha l'intento primario di divulgare lo studio della meteorologia, della climatologia e della glaciologia. E inoltre è consulente per l'Unione Europea e
non consulente, ma consigliere scientifico dell'ISPRA, che sarebbe l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca sull'Ambiente. Quindi questo, ecco, era semplicemente, perché la faccio breve, che vogliamo tutti ascoltare il dottor Mercalli, è semplicemente per dire che abbiamo una voce più che autorevole per parlare del cambiamento climatico. La sfida con l'impatto dovuto al cambiamento climatico è una sfida con la quale combattiamo da diverso tempo. Oggi parliamo di crisi energetica e crisi climatica e lei ci darà degli strumenti validi per affrontarla. Possiamo fare un sunto di quello che ascolteremo tra poco in conferenza? Il primo problema è che conosciamo tutti questi argomenti da più di 30 anni, anzi da 30 anni sono un argomento anche politico. A livello globale, con la prima convenzione sul clima firmata a Rio de Janeiro nel 1992, e non abbiamo fatto niente, 30 anni buttati via. Quindi i sintomi del cambiamento climatico stanno diventando evidenti a tutti, e purtroppo anche qui nelle Marche, quando picchiano, picchiano duro. E sembra sempre che sia la prima volta che scopriamo questi temi, quando di green economy, economia circolare, sostenibilità ambientale, penso che tutti le avranno sentite nominare, ma ormai dagli anni 90. Ecco, e questo è il nostro principale problema rispetto ai tempi di intervento che si stanno riducendo. Se vogliamo ancora curare questo malanno globale, non è che abbiamo un tempo infinito, è come una malattia. C'è una fase dove si fa prevenzione e l'abbiamo perduta, buttata via. C'è una fase dove si può ancora fare una cura e poi c'è il malato terminale. Ecco, questa cura abbiamo davanti una decina d'anni e consiste nella drastica riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, cioè usare meno combustibili fossili e usare sempre più energia rinnovabile, consiste nel sapere dove fermarci, perché non è possibile continuare a desiderare una crescita infinita in un mondo finito. Il mondo è limitato e noi vogliamo sempre di più. Non è possibile. Prima o poi le conseguenze dello scontro tra i nostri desideri irrealizzabili e la realtà delle leggi fisiche emerge, e per qualcuno è un drammatico incontro come avere il fango fino al primo piano in salotto. Possiamo guardare al futuro ancora con una vena ottimistica? Con un residuo di ottimismo, perché ci sono ancora le possibilità di ridurre l'entità del danno, non di guarire. Ormai il riscaldamento globale è in atto e non si torna indietro. Ormai l'aumento del livello del mare è in atto, 4 mm all'anno, e non si torna indietro. Si può solo fermare, si può solo contenere, che poi è quello che dice l'accordo di Parigi. Ma se vogliamo ancora evitare quindi lo scenario peggiore che consegnerebbe ai nostri figli e nipoti un pianeta invivibile, bisogna farlo in fretta. In fretta vuol dire veramente una decina di anni. Al 2030 i giochi sono fatti. Tutti giustamente hanno dei diritti. Tutti dovrebbero avere la possibilità di vivere come noi, a Fano, cioè con un buon tenore di vita, con tutte le comodità, una festa gastronomica sempre a nostra disposizione. Perché no? Questa dovrebbe essere la base di tutte le persone a questo mondo. Invece sappiamo che 1 miliardo di persone oggi non ha mangiato, che altri 2 miliardi hanno appena vivacchiato, che solo 2 miliardi degli 8 fanno una vita come noi. Quindi non solo abbiamo già mandato in bancarotta il sistema naturale prelevando troppo, ma non siamo nemmeno riusciti a distribuire equamente il frutto di tale saccheggio, al punto che un pezzo di umanità non l'ha mai conosciuto. Dove vogliamo arrivare? Se continuiamo così, è chiaro, la festa finisce, e finisce per tutti, lasciando a bocca asciutta chi sperava ancora di poter migliorare le proprie condizioni, e portando probabilmente al conflitto sempre più acceso coloro i quali di questa festa hanno goduto, ma non molleranno l'osso che stanno rosicchiando. Cosa è successo dopo il 9 agosto del 2021? Allora, sul clima poco niente. A novembre c'è stata la consueta
conferenza internazionale che si fa tutti gli anni nel tentativo di portare avanti i protocolli di riduzione delle emissioni. Se vi ricordate, era a Glasgow. Partorì un topolino, come tutte le altre che l'hanno preceduta. Tant'è che Guterres si arrabbiò molto e disse a novembre del 2021, dopo la chiusura della conferenza di Glasgow, stiamo ripetutamente bussando alle porte della catastrofe climatica e ambientale. Era novembre. Passano altri 3 mesi e che cosa arriva? La guerra in Ucraina. Cioè già non riuscivamo a gestire un gigantesco problema conosciuto da più di 30 anni, ma in stallo dal punto di vista della volontà politica e degli investimenti sulla transizione, le energie rinnovabili e la sostenibilità. E poi che ti arriva pure una guerra sciagurata che oltre a inquinare per conto suo, perché ogni missile che esplode, ogni carro armato che avanza, sono tonnellate di CO2, assolutamente non solo inutili, ma dannose. E poi ci sarà la ricostruzione, con una quantità enorme di risorse e di rifiuti, che potevamo tranquillamente evitarci, al di là delle sofferenze delle persone, che quelle fanno parte già di quello che dovrebbe essere noto in 2000 anni o anche 3000, perché che la guerra sia una follia e che procuri solo sofferenze lo dicono già dai lirici greci e forse ancora gli inni dell'antichità persiana, quindi non abbiamo imparato niente. Ma quello che è ancora peggio, la guerra ha spostato le priorità, ha fatto dimenticare completamente la priorità ambientale e ha generato lo spostamento di decine di miliardi di dollari da quella che lentamente era la transizione ecologica verso la corsa agli armamenti. Per anni io ho sentito dire commenti dalla politica di tutto il mondo che la sostenibilità ambientale non si poteva fare perché costava troppo. Ma i pannelli solari sono cari, le pale eoliche. La sostenibilità non possiamo farla perché costa. E poi in una sola notte dal tappeto saltano fuori decine di miliardi di dollari per costruire nuovi armamenti. Biden firma l'aumento del bilancio militare di 40 miliardi di dollari in una sera. Dove erano questi soldi? Erano sotto il tappeto? Allora vediamo che la quantità di CO2 contenuta nelle bollicine di aria intrappolate nel ghiaccio, che sono state poi analizzate in laboratorio, ha oscillato in questo lungo periodo di 800.000 anni, grosso modo con una ciclicità di 100.000 anni, le glaciazioni, per motivi di astronomici. E ogni 100.000 anni la CO2 si abbassava e quindi la coperta chimica si assottigliava e faceva più freddo e c'erano le glaciazioni. E tra una glaciazione e l'altra la CO2 aumentava e la temperatura diventava più mite e c'erano gli interglaciali. Noi non c'entravamo, un disegno del cosmo. Così funzionava il pianeta. La quantità di CO2 che permette un clima gradevole e favorevole all'umanità non è però mai salita al di sopra di 300 parti per milione, quella linea gialla che vedete a metà del grafico. Nell'estremità destra si vede un po' male, ma intravedete una linea che improvvisamente spara verso l'alto nel giro di un centinaio d'anni. Quella è la rivoluzione industriale. Abbiamo iniziato a usare carbone, abbiamo iniziato a usare un carbonio che stava sottoterra da decine di milioni di anni e bruciandolo ha cominciato ad andare nell'aria e così ha fatto aumentare la CO2, con il risultato che da massimo 300, che possiamo definirlo il valore di sicurezza, oggi siamo a 417-418 parti per milione. Eccoti l'effetto serra potenziato dall'uomo, si chiama AGV, Anthropogenic Greenhouse o Warming, Global Warming o Greenhouse Effect.
Il risultato è che è come una coperta che noi rendiamo più spessa, chi sta sotto ha più caldo. Più CO2 e altri gas serra aggiunge all'aria e più farà caldo. Prossima, puntualmente questo si è verificato. Eccolo lì. Questo è il grafico della febbre del pianeta Terra. La temperatura non ha fatto altro che aumentare, soprattutto a partire dagli anni 80-90, fine anni 80 del Novecento, e vedete bene tutte le barrette rosse a destra che identificano l'andamento in crescita della temperatura terrestre, che complessivamente in un secolo si è alzata di 1,2 gradi, che sembra un valore piccolo, ma per un intero pianeta è un valore enorme. Così come per un corpo umano, se aggiungete 1,2 gradi avete la febbre. Ne abbiamo sentite come sempre dopo un'alluvione: bisogna pulire i fiumi, bisogna togliere la legna, bisogna dragarli. Non ho sentito l'unica cosa logica che era da dire: bisogna stare lontano dai fiumi, non bisogna costruirci dentro. La risposta è no, perché la quantità d'acqua che è caduta nell'entroterra appenninico probabilmente è la maggiore di sempre, adesso vedremo i calcoli di tutte le stazioni meteorologiche. Quindi è stato un fenomeno effettivamente estremo e probabilmente ignoto alla scala di più secoli. E i danni materiali, quando cadono 420 litri di acqua al metro quadrato, che pesano 420 kg al metro quadrato, e che quando si mischiano con la terra raddoppiano la massa. Quindi il fango non pesa più un chilo per litro, pesa 2 kg per litro. Quindi 420 litri col fango diventano 850 kg circa. Quindi un'enorme massa pesante che ti arriva in casa, che abbatte i muri, le porte, tutto quello che trova. Se avessimo tolto 4 rami dai ruscelli, dai fiumi prima, serviva qualcosa? Sì, forse abbassavamo di 1 centimetro il livello di quell'acqua. È illusorio poter pensare di fermare una tale onda di piena di 5-6 metri. Certo, togliamo pure i residui delle alluvioni precedenti davanti alle pile dei ponti, altrimenti si ostruiscono, questa è sicuramente una cosa buona che si può fare. Ma non è che basta quello per evitarlo, qua si diffonde poi quell'idea di falsa sicurezza che basti fare un piccolo intervento e l'alluvione magicamente sparisce. No, l'alluvione continua a esserci. Puoi ridurre un pochino la sua intensità massima, e le cose più importanti che puoi fare invece è salvare le vite. Quello sì, quello si può fare. Le 13 vittime forse potevano essere dimezzate con giusta informazione, con comportamenti più corretti. Mi fermo qui perché bisogna rispettare il dolore delle persone, però vorrei che questa fosse un'ennesima lezione da imparare. Le lezioni vanno apprese perché la prossima alluvione non ci si trovi di nuovo di fronte a queste vittime. E invece ricorrono quasi sempre nello stesso modo. I morti dell'alluvione sono quasi tutti dovuti a dei comportamenti non corretti in quel momento. Però a Cantiano, dov'è il torrente? È come se fosse sotto i nostri piedi qui. Bello tombato e chiuso, eh? Questi sono errori del passato che dobbiamo rimuovere. Ora bisogna rimuoverli quei colli di bottiglia, perché sappiamo che se l'intensità di pioggia aumenta in futuro, tutte queste strozzature, questi ponti piccoli, queste chiusure che abbiamo fatto di piccoli ruscelli, domani saranno delle bombe innescate. Cerchiamo di fare tesoro di questa ennesima sciagura. E poi c'è il problema del mare che aumenta, questo per le vostre zone costiere è da tenere presente. I ghiacciai dove vanno? La Marmolada è già nell'Adriatico, è piccola. Quanto ha fatto salire l'Adriatico, la Marmolada?
niente, 0,00000. Ma se va giù l'Antartide nell'Oceano Atlantico, e se va giù la Groenlandia, sono decine di metri di mare in più. La sola Groenlandia contiene l'equivalente di 7 metri di oceano in più. E la Groenlandia è instabile, sta già fondendo rapidamente. Con il risultato che i mari di tutto il mondo stanno aumentando attualmente di 4 mm all'anno. Quindi voi ogni anno avete 4 mm di mare in più davanti alle vostre spiagge. Ovvio che poi la mareggiata di ogni inverno si mangia la sabbia e voi dovete rifare tutto il lavoro. Lo stesso che devono fare sulle spiagge romagnole, lo stesso che purtroppo investe Venezia. Vediamo invece le cose che possiamo fare come cittadini singoli, come individui. L'energia che usiamo nelle nostre case, di cui adesso tutti tremiamo per l'aumento dei prezzi, il megawattora. Improvvisamente certe cose sono diventate popolari. Nessuno conosce le unità di misura dell'energia, ma adesso ai telegiornali il prezzo del megawattora. Ma voi sapete quanto è un megawattora? Che cosa vuol dire megawattora? 1 milione di watt-ora, 1000 kilowatt-ora. Sono numeri così, come parole senza senso che vengono trasmesse senza che le persone abbiano contezza. I kilowatt-ora sono un pochino più familiari perché sono quelli fatturati nella nostra bolletta, ma chi è che sa quanti ne consuma all'anno? Alzi la mano chi ha così. Chissà di conoscere perfettamente quanti kilowattora di energia elettrica consuma all'anno. 1, 2, 3, 4. Siete meno del 5%. Eppure dovremmo avere questi numeri così, sulla punta delle dita, no? Ci lamentiamo tutti, dobbiamo pagare, ma non sapete la cosa più importante, l'unità di misura del vostro consumo. Con la benzina qualcosa di più, perché andando alla pompa ogni volta l'esercizio di vedere euro ai litri, più o meno hai un'idea di quanti chilometri fai con un serbatoio di benzina della tua macchina. Ma appena appena, Per non parlare dei metri cubi di gas. Quanti metri cubi di gas consumate ogni anno per scaldarvi d'inverno? Quanti kilowattora di energia termica, di energia in genere, ci sono in un metro cubo di gas? Non è che vi faccio un'interrogazione, voglio provocare per dire che non sappiamo niente del linguaggio dell'energia, siamo solo così, degli utenti distratti che finché la bolletta era bassa se ne sono fottuti. E improvvisamente adesso la bolletta triplica, sono presi dal panico perché uno giustamente dice ma spendevo 1000 euro, adesso rischio di spenderne 3000, 4000, ho paura di non farcela o di rimanere al freddo. I trasporti. E i trasporti possiamo agire in tanti modi, possiamo diminuire l'uso dei combustibili fossili della nostra auto, facendo meno chilometri, usando auto più piccole. Possiamo usare auto elettriche con delle limitazioni, devono essere auto elettriche piccole, non giganteschi SUV da 2500 kg. Devono essere caricate ovviamente con l'energia rinnovabile, se costruiamo una centrale a carbone per caricare la macchina, lasciamo perdere. Prossimo, dobbiamo anche possibilmente viaggiare di meno e usare questi nuovi mezzi che abbiamo imparato a usare con la pandemia, cioè lo smart working, le teleconferenze, videoconferenze. Un viaggio evitato è il miglior viaggio. Un viaggio aereo intercontinentale, diciamo Malpensa a New York, fa 2000 kg di CO2 andata e ritorno. Lo sostituite con una sessione Skype, fate 200 grammi, non 2000 kg. Rispettiamo il suolo, questo ha a che fare anche con le alluvioni. Basta cementificare, basta, ma basta, basta! Di suolo nuovo non ne fabbricano più, quello che c'è, c'è. Già ne abbiamo mangiato quasi l'8% in Italia, che sembra poco ma è tanto, perché poi l'abbiamo fatto soprattutto nelle zone pianeggianti, quelle di pianura, quelle più fertili, quelle più irrigue, quelle più comode. Adesso bisogna fermarsi, non ce n'è all'infinito di suolo.
ogni capannone, ogni svincolo autostradale, ogni polo logistico, ogni supermercato, ogni parcheggio. È un assalto che ci priva di una risorsa fondamentale che serve per un sacco di cose. Prima di tutto per produrre cibo. Poi serve per filtrare l'acqua che va in falda, serve per limitare la forza delle alluvioni, serve per ospitare biodiversità, serve per stoccare CO2. Quante cose che ci fa il suolo gratuitamente. Quindi, la legge contro il consumo di suolo purtroppo giace in Parlamento dal 2012 e nessuno, tra tutti i governi che si sono susseguiti, ha avuto il coraggio di firmarla. Ancora con Antonio Guterres, 3 mesi fa, a Berlino. Abbiamo una scelta, o azione collettiva o suicidio collettivo. È tutto nelle nostre mani. Ha ragione. Ma guardate, quando ci sentiamo dare noi ricercatori dei catastrofisti, tutti questi numeri che io vi ho dato sono tutti pubblicati sulle migliori riviste scientifiche, tutti verificabili, non è che li ho inventati io così, tutti verificabili. Ma Guterres usa delle parole ancora più pesanti delle mie, oltre al codice rosso. Lì usa una parola cattivissima. Suicidio collettivo. Il suicidio collettivo è l'estinzione della specie umana. Lo dice il più grande diplomatico del mondo, colui che rappresenta 195 nazioni. Luca Mercalli può dire quello che vuole, parla per se stesso. Guterres no. Guterres, se usa una parola, l'ha pensata la sera prima, si è consultato con i suoi collaboratori, e quella parola ha un peso, come quando il Papa dice una parola, pesa di più. E guarda caso, tanto il Papa quanto Guterres dicono la stessa cosa. E allora, con le parole di Guterres, portiamoci a casa l'azione collettiva, che si può fare, però richiede un grandissimo impegno e richiede che il tema ambientale sia messo al primo posto dell'agenda sociale e politica del mondo. Grazie per la vostra. Bene, il nostro appuntamento termina qua, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.